Istituzionale presente sul territorio, c'è la scuola, c'è il parroco, ci sono le associazioni presenti, in rappresentanza, c'è il portale Franza nella persona di Battista Bartalotta, quindi ci sono tutte le altre rappresentanze appunto che costituiscono, tra cui il sindaco, l'amministrazione comunale come maggioranza e anche la minoranza consigliare. Ciò significa che questa comunità fortunatamente non solo ha riaperto una struttura chiusa da parecchio tempo, è stata realizzata, è stata migliorata e ristrutturata, però non c'era una gestione. Oggi fortunatamente, attraverso il lavoro minuzioso di questa associazione che si è candidata a gestire questa struttura, chiaramente sempre in collaborazione con il comitato di gestione, ci consente di organizzare eventi del genere. Ritengo forse che sia, se non l'unico, uno dei pochi comuni che oggi commemora la giornata mondiale dei diritti umani, appunto promulgata dalle Nazioni Unite nel 1948, quindi l'anno prossimo saranno 70 anni dalla sua promulgazione. Questo è un evento che io non ho mai partecipato a Stefanacoli, nel mio paese, e oggi questa proposta fatta appunto dall'associazione Promotes, dai soci, dall'associazione di cui è presidente Vincenzo Neri, ci consente di affrontare un tema importante. È un tema che in questi ultimi periodi forse viene da più parti sollevato, perché i diritti umani vengono sempre in qualche modo violentati da un sistema che non funziona. Noi parliamo di una giornata mondiale dove tutto il mondo appunto si commemora questo evento. Questo è un evento che anche nel nostro piccolo, io non voglio prendere tempo a chi forse avrà modo di soffermarsi su questi aspetti, sui diritti in tutte le sue sfaccettature, ma il diritto nelle sue più piccole dimostrazioni può essere quello di dare ad un bambino la possibilità non solo di partecipare a questo evento, ma la possibilità di poter godere di quelle che sono in realtà le opportunità. Quindi noi, perché ci sono i diritti, non sono svincolati dal dovere, perché se non c'è il dovere non c'è neanche il diritto. Quindi noi
se ricopriamo un ruolo, dobbiamo fare. Se dobbiamo fare, perché gli altri hanno il diritto di godere di cose che riguardano la res pubblica, la cosa pubblica. Quindi oggi possiamo parlare di questa struttura. Questi bambini dovranno venire qui. Noi dobbiamo creare le condizioni affinché i bambini, non solo i bambini chiaramente, gli adulti, gli anziani, possono godere di quelle cose che non riusciamo ad organizzare. Quindi io voglio ridurre il diritto come qualcosa che noi dobbiamo dare, qualcosa che noi dobbiamo offrire. Quindi in qualità di amministratore, io mi definisco prima cittadino, certe volte mi difficile dire che sono un sindaco di questa comunità, no? Perché i sindaci non sono altro che l'espressione di un voto. Finito il voto, sei eletto, perché la democrazia prevede che uno deve essere eletto. Una volta che sei eletto, però, se sei in grado di fare l'amministratore, deve essere un primo cittadino. Devi metterti come al primo posto rispetto a tutti gli altri. Quindi io non voglio soffermarmi su quelle che sono tutte le sfaccettature, appunto, di quella che poi è la giornata odierna. I diritti umani, il diritto all'accoglienza, che so che ci parlerà Calafatti, Giussi Calafatti Sterofoli, quindi l'ho letto, l'ho conosciuto in questa occasione. L'accoglienza, so che tratterà dell'accoglienza, quindi noi ci troviamo in un mondo ormai globalizzato, dove forse negli anni che furono eravamo noi quelli che venivamo accolti altrove, oggi siamo noi quelli che accogliamo altri. Però molte volte bisogna fare anche dei distinguo, perché garantire dei diritti non significa solo ed esclusivamente dare la possibilità, ma bisogna mantenere uno status. E per mantenere lo status bisogna svincolare dagli interessi di parte, perché in questo mondo è la cosa che ormai è generalizzata, l'accoglienza degli immigrati, che io sono d'accordissimo su alcuni aspetti, ma non sono d'accordo perché dietro sì, ci sono delle lobby poi che gestiscono queste cose. Quindi l'essere umano che diventa da persona può diventare un oggetto nello stesso momento, da persona diventa un oggetto. Quindi io voglio chiudere, perché non voglio prendervi troppo tempo, anche perché ci sono molti ospiti. Saluto il dottore Putrino, che ho l'onore di sedermi accanto a lui, io lo ricordo da tempo come un componente del gruppo Forte di Valenza, poi ho assistito anche ai suoi interventi in altre parti, e oggi ho l'onore appunto di trovarmelo ospite nella mia comunità. E il nome non lo ricordo, Michele, che ci onora anche della sua presenza e di tutti voi chiaramente. Quindi mi auguro che questa iniziativa, inserita in un contesto più ampio, perché noi questa struttura verrà aperta ogni giorno, questa struttura funzionerà ogni giorno, arriveremo a fare delle attività per cui non ci sarà un'ora di libertà, nel senso che nessuno potrà dire che non ci sono attività da fare, perché ci saranno tante attività da fare. E permettetemi di ringraziare anche se non è presente il dirigente scolastico, ma qui c'è la maestra Dinella, che è già un delegato del preside, e con tutti questi bambini che hanno accolto quella che è stata la proposta di Vincenzo Neri, della sua associazione, di venire qui e portare una palla di Natale per riempire questo albero. E questo è un significato importante, questo dà senso a quella che poi è l'aspetto totalizzante, diciamo, della cultura che si vuole inculcare tra virgolette anche ai bambini, di essere partecipi e attori anche a partire dalla loro età. Io voglio salutarvi nuovamente, vi ringrazio per la vostra partecipazione, permettetemi di ringraziare i miei consiglieri e amministratori che in queste iniziative ci mettono l'anima e il cuore. Molte volte facciamo anche quello che non ci compete, no? Anche trovare, perché in alcuni casi c'è di più stazione, no? Non avevamo riscaldamento perché stiamo attivando, perché nel periodo di chiusura di questa struttura purtroppo la caldaia è stata rubata e quindi dobbiamo provvedere. Si sta.
Lo so, perché abbiamo procurato sia la bombola del gas e sia il fungo che ci è stato prestato, diciamo così. Quindi queste sono qualche difficoltà, però ci siamo messi in campo anche a trovare questo fungo e questa bombola, poi tutte le altre cose per organizzarlo. Comunque, io vi ringrazio nuovamente, spero che questo sia l'inizio, non mi spero, sarà, è certo e sicuro così, sarà l'inizio di tante attività che l'associazione ha proposto al Comitato di Gestione della Biblioteca e che il Comitato di Gestione della Biblioteca farà sue, quindi si faranno, come dicevamo, tutte le giornate mondiali, perché anche un piccolo paesino, attraverso questo metodo, attraverso questo modo di fare, può ricordare quegli eventi che hanno una valenza umana, prima che storica e sociale. Vi ringrazio e buona serata a tutti. Buonasera.